le 9 di sera italiane, quindi sì, i tempi ci sono quelli. Neanche voli diretti ci sono per andare, quindi sicuramente dovranno fare un viaggio abbastanza importante. E torneranno. No, sentivo prima che dicevano cioè, non ci sono voli diretti, quindi faranno a pezzi. Speriamo che lasci qualcuno a casa. O se no fanno i pulmini, insomma, con i pulmini magari pure, così appena finita la partita si riparte, guidano un'oretta per uno. E a parte questo, comunque rientro è venerdì e poi domenica c'è la partita che qua a Roma è sentita in maniera particolare, c'è il derby. E la Lazio ci arriva purtroppo in maniera pessima, perché comunque dopo la partita di ieri ma non tanto per il risultato, perché se giochi e perdi 3-1 ci può stare, il fatto è vedere proprio la Lazio di ieri un po' preoccupa, soprattutto tutte le componenti che hanno portato alla sconfitta dal punto di vista del mister Pioli, dal punto di vista degli errori dei singoli. E dalla come dire, proprio l'incapacità nel reagire, sì, no? Sì, cioè, esatto, non c'è stata proprio vinta, non c'è stata nessuna voglia, e si è visto fin da subito che la Lazio, purtroppo quest'anno si vede subito la Lazio quando ti dà l'impressione di poter vincere la partita o recuperarla e magari poi la perde, perché a Bergamo si vedeva che comunque hai giocato bene e dava l'impressione di poter segnare da un momento all'altro, quella magari l'hai persa da pollo e quella è un altro discorso. Come ieri sera ti lascia un po' interdetta, perché pensi, siccome quest'anno queste partite sono capitate spesso, speriamo insomma, vista l'importanza della partita di domenica, che se io non ha svegliata si facciano un esame di coscienza, insomma, e sfoderino una prestazione di livello, insomma. Purtroppo dall'inizio del campionato non c'è stata una partita in cui la Lazio, abbiamo detto, mi è piaciuta, perché ha dominato tutta la partita e l'ha vinta, ha sempre faticato, con lo stesso Bologna, che comunque sei sopra il 2-0, il 2-1, c'hai avuto 20 minuti di panico, l'hai vinta col Torino faticando, però speriamo di sfatare, come abbiamo sfatato il fattore casalingo, speriamo che la prossima trasferta vada un po' meglio. Le prossime due trasferte. Faccio una provocazione, chissà se ci arriviamo male, di solito quelli che ci arrivano male al derby, non so, proprio così, i favoriti sono gli altri, anche se poi a me piacerebbe sempre arrivarci, sì, da favorito, per me è una partita particolare, perché poi l'anno scorso ne abbiamo parlato tanto, infatti in chiave di classifica era giusto che l'1-1 continuava ad attaccare, perché se ci fosse stato Gianfranchi in campo il pallone spariva, insomma, perché 1-1 stavo a perdere 1-0 e il derby è finito, quindi è questo. E sì, ci sono questi due impegni importanti, quindi speriamo che, sicuramente andare in Norvegia con una formazione, sì, è giusto schierare la migliore formazione, però siccome domenica c'è questa partita talmente importante, la Lazio ha 7 punti in classifica nel girone, puoi permetterti, almeno speriamo che non facciano stupidaggini, di mettere giocatori che magari non giocheranno domenica. Quelli dietro a noi ce ne hanno 4 di punti. Sì, sì, però me la rischierei. No, assolutamente. Ma comunque no, dico, me la rischierei, sì, nel senso giocherei pure con le seconde linee. Sì, anche, sì, sì, anche sono d'accordo. Ho 7 punti e poi me la vado a giocare. Sì, ma gioco dopo. Quelle sì, sì, perché domenica è troppo importante. Assolutamente. Quindi. Ma anche con le seconde linee penso che la Lazio possa fare risultato con Rosenborg, sì, sì, che abbiamo visto a Roma. Il discorso è che in questo momento la cosa che a me preoccupa di più è la squadra come sta in campo. Perché posso vedere, diciamo, poco coinvolgimento da parte dei giocatori, poco impegno, però certe volte ci sono anche dei momenti in cui si corre a vuoto, non si è lucidi di testa, c'è confusione tra i compiti da fare, quindi a me preoccupa più quello di aspetto. Speriamo che facciamo subito quadrato intorno a questi ragazzi, perché è importantissimo vincere a Rosenborg, chiudi il girone, passi tranquillamente anche e poi comunque anche non perde andrebbe bene, sì, però già vincere comunque ti permette poi di affrontare le altre due facendo ancora un turnover ancora più ampio, però l'impegno di domenica vincerlo è quasi vitale, perché comunque dobbiamo ritornare a fare punti e dobbiamo avere una continuità di risultati che quest'anno come mai è più che altalenante, e non, secondo me non ti porta
al di là di una metà classifica a fine anno, e poi perché comunque bisogna riportare un po' quell'entusiasmo che l'altro anno era la marcia in più e che faceva la differenza, perché comunque si era riusciti a riportare la gente allo stadio, si viveva in un momento magico e bisogna ritrovarlo, perché comunque è quello che fa bene il bene della Lazio. E come al solito, noi, il momento magico dura sempre poco. Noi ci mettiamo perché... anche del nostro per... Sì, no, assolutamente. Perché come dicevi te, c'è un Pioli veramente in confusione. Ieri sera la conferenza stampa ha detto tutto il contrario di quello che ha detto fino ad oggi. Ha cominciato dalla formazione del Milan, che si aspettava che giocasse così, quindi non ci ha messo nessun rimedio. Ma il Milan non ha fatto chissà cosa. Comunque Milinkovic-Savic stranamente gioca come seconda punta, nella formazione non la faccio io, fino all'ultimo che ha detto che adesso la formazione per il derby, fa prima la formazione del derby e poi vedrà chi convoca per Rosenborg, quando ha sempre detto che la partita è quella successiva, quindi c'ha un attimo di confusione pure lui, e poi vediamo pure quelli che schiera in campo, poi cioè, poi qualcuno mi deve sempre dire perché è uscito Nazzi per Cataldi, perché deve, ancora non ho capito. Deve sempre pagare un Nazzi. L'idea... Ieri sera speravamo di trovarlo nella lista medica, perché sicuramente si è fatto male. Sì, parlavamo infatti tornando a casa con Alberto, forse è stato un problema fisico, invece no, perché... c'ha i bambini a casa. Ma l'intenzione era forse quella di mettere ordine a centrocampo. E perché nel primo tempo si era sofferto molto, Nazzi si è dato da fare, forse con Cataldi pensava di poter mettere un po' più d'ordine, ma a centrocampo ieri sera non l'abbiamo veramente mai vista. Ma non c'è centrocampo, non c'è. Quando giochi a 2 contro 5 non c'è, poi non ce l'ho, non c'è, cioè, cioè, pure i due giocatori più forti del mondo. Biglia viene comunque da un infortunio, quindi sta recuperando. Milinkovic Savic nelle ultime due partite è il giocatore che ha corso più chilometri in tutta la Serie A, e quindi sicuramente un po' di fatica ce l'avrà. Onazzi, Porello, quello che è. Sì, un numero a centrocampo il Milan, poi Onazzi e Biglia al primo tempo trovano sempre comunque intasate le corsie, quindi per i passaggi, quindi là è stato pure bravo sicuramente Mihajlovic. Sinisa, certo, ovvio, ma questo è quello, il compito dell'allenatore, credo che sia questo, poi alla fine, sia prima, durante e quasi alla fine della partita, ma non c'è stato da parte di Pioli, mai, sempre gli stessi cambi, sembrano inutili. Eh sì, perché poi se raggiungi che ti vengono a mancare Candreva e Anderson, che sono stati veramente evanescenti, e Klose è troppo isolato là davanti, a fronte comunque dei tanti giocatori offensivi, la Lazio non ha tirato in porta, penso la prima volta che al 60esimo, una cosa sì, del genere, quindi tiro, una cosa proprio, già questo ti dà l'indice della partita di ieri sera, insomma. Bene, soprattutto quando ti mancano i tre che hai detto te, i quattro che hai detto te, si aggiungono i Basta, i Lulic, che comunque di solito sono giocatori che ti danno quel 10-20% in sì, più, aggiungiamo Marchetti gli errori purtroppo sia di Lulic che di Marchetti, a quel punto è stata veramente una serataccia brutta. Bene, andiamo un attimo, magari sentiamo Marco qualcosa per organizzare il collegamento telefonico con il mister Sberna, che ci sta aspettando, se no mi si addormenta sul divano vista l'ora, che sono le 22:13. Colgo l'occasione a nome di tutti per fare gli auguri ad Andrea Revetti, il nostro ascoltatore nonché amico dello stadio, che è diventato papà. Auguri papà, ieri ha festeggiato, auguri, degnamente allo stadio. L'avevo quasi convinto, ha detto ti chiamiamo, prima ha detto sì, poi ha detto no, non mi chiamate, che non vuoi, se, diciamo, si sono timido, non è voluto intervenire. Comunque i nostri auguri ad Andrea. Bene, 22:13, il nido delle aquile, andiamo in pausa e torniamo fra poco. A tra poco. Sei migrante, piccola e già n'hai viste tante, ecco perché m'hai riconosciuto, fra mille infami te farò scudo, m'hai caricato come un giocherò.
tu me fai seccare piante, gli dai da bever sangue dell'amante. Solo non la combatto sta malattia, me se magnato il cuore sta gelosia. Amore me farai resta mutante, con gli occhi rivoltati ma senza piagne. Si ciò le corna poi le taglio via, me se magnato il cuore sta gelosia. Non me lo so sognato, so poi tu m'hai dimenticato. No, non me lo so sognato, m'hai fatto fesso e poi tu m'hai dimenticato. Amore mio, non fa sta lagna, fateli i panni e riva mamma, non te conviene girarmi attorno, coprite bene, non fa ritorno, mai messo al cuore bell'impiccio, 40 libri di feraccio, mi sento un poro carcerato, la colpa è tua che m'hai condannato, ma pensa a te. Amore tu me fai seccare piante, gli dai da bever sangue dell'amante. Solo non la combatto sta malattia, me si è bagnato il cuore sta gelosia. Amore me farai resta mutante, con gli occhi rivoltati ma senza piagne. Sti ciole corna poi li taglio via, me si è bagnato il cuore sta gelosia. Non me lo so sognato, so poi tu m'hai dimenticato. No, non me lo so sognato, m'hai fatto fesso e poi tu m'hai dimenticato. Non è partita mai bene perché hai avuto sempre tanti infortunati, perché poi quando recuperano non sono mai al 100%. Quindi quando tu puoi pensare di poter riproporre quel tipo di calcio, oppure lo puoi fare anche senza avere un difensore centrale importante come De Vrij, insomma ti teneva la linea in una determinata maniera che forse per caratteristiche quelli che giocano adesso non ce la fanno. E poi un'ultima cosa, stai prendendo troppi gol su queste palle da fermo che vengono dentro l'area, mi viene in mente quello di Verona, quello di oggi, se ci puoi, cioè, puoi porre rimedio a una situazione del genere. Ma io, sì, no, secondo me hai detto delle cose con molta logica, sicuramente il fatto di non aver mai, di non essere mai riuscito nemmeno una partita a schierare la formazione migliore, cercare di farlo con continuità, sicuramente questo ha rallentato la crescita della squadra. Purtroppo quest'anno non essendo riusciti a trovare continuità dei risultati e avendo perso, è chiaro che non bisogna guardare indietro ed è quello che stiamo facendo noi, ma credo che l'ambiente invece, insomma, aver perso i preliminari per entrare in Champions League ha rallentato un po' tutto e non siamo ancora riusciti a ricreare quell'entusiasmo, quella positività che serve comunque a una squadra che non è giovanissima la mia, perché non è giovane, ma abbiamo dentro anche tanti giovani, che serve per poi fare un calcio più propositivo, più aggressivo e tra virgolette anche prendendosi qualche rischio in più. E quindi c'è bisogno di, però dipende da noi.